Grazie. Dunque io devo scusarmi sia col relatore che parlerà dopo di me, sia con tutti gli altri, perché dopo la mia relazione lascerò il convegno per ragioni personalissime, perché ho un leggero mal di denti e non ho garanzia che resti leggero, e quindi corro ai ripari prima che sia troppo tardi. Nella biografia culturale di Contini sembra non trovare spazio una fase propriamente giovanile, quasi che il filologo Domese fosse nato come Minerva dal cervello di Giove, già armato di tutto punto. Armato di scienza, in primo luogo, ma subito in grado di orientarsi anche nelle amicizie intellettuali, quelle che più lentamente si accendono e si stratificano quando si hanno 20 anni. Dal momento che le corrispondenze con Montale, il massimo poeta italiano del Novecento, e con Gadda, forse il massimo prosatore, datano entrambe al 1934. Infine, riconosciuto presto nel suo valore scientifico, se la cattedra di Friburgo lo accoglie appena 26enne nel 1938. 30 anni dopo, Giorgio Petrocchi, con la consapevolezza dell'autorevole ed esperto uomo d'università, avrebbe scritto che Contini, cito, risolve in pochi anni le stazioni, per altri ben altrimenti faticose, del curriculum accademico. Una precocità, questa di Contini, che è stata riconosciuta dai critici anche quanto al profilo stilistico, che è quello di cui qui mi occuperò. Nel saggio di Paola Sgrilli del 1974, a lungo l'unico contributo espressamente dedicato alla lingua di Contini e a tutt'oggi quello più consistente, le raccolte giovanili, gli esercizi di lettura e un anno di letteratura sono citate di conserva con quelle più mature, per documentare i caratteristici prelievi dai linguaggi settoriani. Qualche anno dopo, nel 90, Maria Antonietta Grignani ha parlato di inconfondibile magnetismo stilistico per gli articoli dei primi anni 30 apparsi nella rivista Rosminiana e poi in gran parte confluiti negli esercizi di lettura. In questo mio intervento mi propongo di verificare la fondatezza di questo assunto attraverso una ricognizione del primo decennio di scritture continiane dal 1930 al 42 di un anno di letteratura. È un decennio, ha osservato Cesare Segre, segnato da un interesse dominante per la contemporaneità. Non si danno eccezioni negli anni 30-34, ma anche successivamente, scrive Segre, i titoli di argomento contemporaneistico continuano ad essere la maggioranza, almeno sino a dopo il 1960, fine della citazione. È un dato che dobbiamo naturalmente accogliere nella sua referenzialità, ovviamente forse contemperandolo alla luce di quello che abbiamo sentito anche oggi dalla relazione di Claudio Sciocciola per quanto riguarda le aperture importanti dal punto di vista qualitativo, anche se forse numerate quantitativamente, in direzioni del resto molto note, da Bonvesin a Dante ai saggi di dialettologia. Resta però certamente una nota dominante contemporaneistica. E consideriamo anche, ci ritornerò fra poco, un significativo drappello di lettere a vari corrispondenti, tra cui particolarmente significative per questo periodo quelle a Gadda e a Montale. Già pienamente consolidato in questi anni appare il tema o il mito della famosa oscurità stilistica di Contini, avvertito da altri o dichiarato con autoironia dallo stesso studioso. L'affiorare più antico del tema si legge in una lettera di Gadda, esattamente nella prima, del 21 maggio 1934. Scrive Gadda: «Vorrei che l'acutezza, la verità e la novità del suo esame critico fossero più distesamente accessibili al lettore medio, per esempio a me, che lei non ungarettizzasse il suo monologo critico fino a renderlo troppo arduo».
di stamattina, sempre nella relazione Ciocio, l'abbiamo sentito di quella brillante immagine di Baldini sulle due parrucche a, di dimostrazione della percezione di due diversi atteggiamenti stilistici di Contini. Contini al momento non raccoglie, ma fa riferimento al proprio modo di scrivere in una cartolina postale del successivo 29 luglio e scrive: «Grazie della sua lettera e della intrepidità con la quale ha affrontato la lettura della mia prosa, impresa abbastanza acerba, pare, secondo un giudizio plebiscitario». E in questo stile qui riconosciamo tutto effettivamente il Contini maturo, compresa questa componente ironica. E riprende il discorso in forma più distesa, ma mantenendo lo stesso abito di raffinato understatement, in un'altra cartolina postale, questo genere, come è stato già notato, tipico della corrispondenza dell'epoca e della corrispondenza tra intellettuali, in particolare del 1940. Qui, dopo aver espresso la propria ammirazione per la salute stilistica del corrispondente, una salute di ferro, la dice, scrive: «La mia grigia sintassi giornaliera, animata solo da qualche folata di entusiasmo grammaticale, a scopo idonistico mi studio una nuova lingua», quindi incalca molto sul pedale dell'autoironia, «ritornerà al confronto alle sue naturali cadenze di codice civile, per dirti che io ti raggiungerò probabilmente, ma alquanto più tardi», eccetera. Precoce 1934 è anche un riferimento indiretto che si legge in una delle prime lettere a Montale, quella che segna il passaggio dal lei al tu. A proposito di Alfonso Gatto, scrive Contini: «Di certa oscurità non sarò io a discorrere, tanto più che una seconda lettura riesce quasi tutto comprensibile». E si aggiunga infine nel 1940 la risposta a un'inchiesta sull'ermetismo, in cui Contini prende aristocraticamente le distanze dall'idea che l'oscurità sia sempre e comunque un dato negativo da cui rifuggire. Scrive Contini: «Non si può dire che durante una tradizione secolare e fino all'illuminismo l'oscurità avesse mai costituito veramente predicato di condanna, prima che un'epoca borghese, sancito il diritto all'accessibilità universale alla cultura, esigesse anche il diritto alla accessibilità assoluta della cultura». Come vedete, non ho usato a caso l'avverbio aristocraticamente, no? Nell'introdurre questa citazione, questa contrapposizione così significativa con un ideale piattamente borghese. Ma in che consiste la famigerata oscurità espressiva di Contini? Ne ha dato una definizione acuta, come era suo solito, illuminandone i presupposti e di fatto negandola, Giovanni Nencioni, che scrive: «Il suo dettato non è, come facilmente si è sentenziato, arduo per ermetismo iniziatico o per sfoggio di impennate, ma per energia lessicale, per fulmineità connettiva, per frequenza di riferimenti espliciti e impliciti. Al lettore è fatto carico di adeguarsi al ritmo mentale e alla cultura del critico, il quale, anzitutto, come innovatore epistemologico, è creatore di nomenclatura». La diagnosi di Nencioni si attaglia perfettamente al Contini maturo, ma conviene solo in parte, come cercherò di argomentare, al Contini degli anni 30, se non per il terzo assioma, assolutamente indiscutibile, la frequenza dei riferimenti espliciti e impliciti. Intanto fuori da quest'area resta in ogni caso il primo saggio registrato dalla esemplare bibliografia allestita da Breschi, ove si prescinda da un resoconto scolastico. Mi riferisco a un articolo, Marino Moretti in Tempo Felice, pubblicato nella rivista Rosminiana, del cui interesse per ricostruire la storia di questa fase di Contini abbiamo sentito poco fa dalla relazione di De Giorgi. Non faremo però dal punto di vista stilistico, nella fattispecie credo neanche dal punto di vista della interpretazione critica, per quanto riguarda questo articolo, un buon servizio a Contini,
celebrando un articolo che presenta tratti chiari di acerbità. Le risorse espressive messe in campo dall'autore diciottenne sono quelle di un buon liceale che introduce richiami intertestuali attraverso fruste interrogative retoriche. Chi non ricorda il Carlino dell'ottuagenario spaziante con lo sguardo sui dorati estuari da Portogruaro? Sente il bisogno di citare tra virgolette, e ritornerò su questa funzione delle virgolette, riconoscibilissime citazioni. L'amore poi che gli porta al natio borgo selvaggio. Scomoda un inflazionato Tucidide per formulare un apprezzamento all'autore recensito, un apprezzamento forse un po' fuori misura rispetto a questa premessa. Ci sono pagine limpide, bellissime, direi perfette, ctema es aei, come la fantasia sulla professione di farmacista, eccetera. Ricorre a un riguardo verbale, per usare un'espressione di Migliorini, cioè a un inciso che attenua, che mette in qualche modo, tra virgolette, quello che si sta per dire, per acclimare un figurante attinto dall'orizzonte contemporaneo. È come, mi si passi il paragone, una di quelle macchine fotografiche delicatissime che per un non nulla fanno fotografie sfocate. Credo che a tutti i lettori del Contini Maggiore faccia difficoltà di riconoscere la penna di Contini in questo tipo di prosa. Insomma, nulla che lasci presagire la grandezza imminente. Un po' come, per restare nell'ambito di prove letterarie di diciottenni, non dimentichiamo comunque l'età, di diciottenni destinati alla fama, sarebbe difficile presagire la futura statura di Manzoni dal panegirico a Trimalcione o quella di Leopardi dall'inno a Nettuno. Ma sono ingenuità che si dissolvono presto e non compaiono nei saggi degli anni successivi, poi raccolti negli esercizi di lettura. Un'opera questa destinata a fare scuola e fondata su un'immagine ben continiana, esercizi che, come notò anni fa Macri, è una metafora sportiva di rischiose prove muscolari, e questo titolo, come sappiamo, ebbe poi fortuna ed è stato messo in circolo proprio da Contini. Abbracciando le due opere che raccolgono i saggi di questo periodo, cioè gli esercizi e Un anno di letteratura, possiamo riunire in tre gruppi alcuni stilemi degni di nota, valutandone il diverso impatto caratterizzante sul quadro d'insieme. Intanto un'assenza, o comunque una rarità. Mancano quasi del tutto quei modi nettamente colloquiali e quelle, scriveva Nencioni, e quelle mosse gesticolatorie pseudo-dialogiche del genere di non agnostico a no, ma prudente, segnalati per la loro tipicità, appunto, da Nencioni. D'altra parte erano del tutto abituali nella prosa saggistica già ottocentesca le formule di tipo latamente fatico adoperate per simulare il registro colloquiale di un dialogo reale, mettere a punto il discorso o introdurre una esemplificazione. Diremo la sua fede, diciamo di più, ma sentiamo quest'altra. I termini più letterari, pomario mettiamo o reliquiario, quel contenuto amorfo poniamo di fine dell'infanzia, le liriche posteriori agli ossi o diciamo alla casa dei doganieri. Di quel metaforizzare perpetuo si possono trovare singolari anticipi, mettiamo nel Tommaseo di Fede e Bellezza. Carducci, poniamo, è nel Pascoli interpretato come un'omerida, eccetera. E altri esempi. Semmai andrà segnalato un modulo parallelo, non certo inedito, ma destinato ad affermarsi preferenzialmente nel Contini maturo. Quello strutturato su un verbo impersonale o sul sì passivante, insomma con occultamento del soggetto personale. Lo esemplificherò con qualche maggiore larghezza. Quella che si vorrebbe chiamare la monade lirica, che vorremmo poteva essere l'alternativa. Nei versi lunghi più recenti si supponga non già
ci si intenda che in quella specie di equivoco non abbia avuto il poeta stesso la sua parte di responsabilità, né si vuole insistere attorno alla volgarità di risolvere questo scrittore senza più nell'umorismo. Essa annetta la debita significazione al fatto che ora si dia all'album lo stesso sguardo veloce. Si vuol dire, insomma, che la maggiore stabilità quantitativa, eccetera. Una seconda notazione che vorrei fare è quella per la quale si registra già, sia pure sobriamente, una certa sprezzatura anticlassicistica o, se vogliamo, antipuristica. Sono due componenti che in realtà convergono nel rifiuto dell'insoles verbum. Questa sprezzatura porta Contini a usare forme che non si trovano o potrebbero non trovarsi nei vocabolari. La loro riconoscibilità è quella tipica dei neologismi o occasionalismi derivativi, formazioni in izzare come lombardizzare, Rebora lombardizza anche letteralmente, con relativi dei verbali in izzabile, un sentimento aritmeticizzabile, oppure le varie formazioni in ismo, illustrazionismo, quell'innocuo illustrazionismo parrocchiano in riferimento alla Deledda, una scrittrice che difficilmente avrebbe potuto far vibrare le corde critiche di Contini. Astratti in ità come roridità, una roridità di memoria in Valmorbia, aggettivi deverbali in ivo come assorbitivo, un processo assorbitivo, o come concentrativo. L'autocritica, e sia pure la semplice storia del proprio stile, è un momento essenziale in Gadda e vive quasi un doppelganger accanto al fatto concentrativo. E rifacitivo, ecco, insisto su questa frequenza del modulo di questo tipo di aggettivi, la velleità rifacitiva. Ma anche aggettivi negativi di gusto latineggiante, ma per lo più di coniazione autonoma, con in come prefisso negativo. In quelli che usa, non esattamente questi, Manzoni, no? Abbondantemente nelle liriche sacre, negli inni sacri. Imperentoria, indispersa, irriposato, inassorbito. L'esempio è storia inassorbita e inerte. Fino al verbo inesistere, usato in concomitanza col suo antonimo. La gravidanza di Elisa, per esempio, come puro dato, esiste volta a volta e inesiste. Qui forse si può notare quella propensione che è stata messa in evidenza stamattina dalla relazione di Ciliberto sulla componente propriamente filosofica dello stile continiano di questi anni. E più direttamente al latino si richiamano gli aggettivi modellati sul gerundivo, come l'ironico costituendo, al servizio della costituenda compagnia allievi ufficiali, oppure pudendo, dei sentimenti pudendi per eccellenza, la fame, la carità, l'amor semplice, giudicando, nell'ipotesi che Ghiberti fosse giudicando secondo categorie pittoriche. Qui, come vedete, è proprio tutta la struttura ricalcata sul latino. Alla formazione delle parole pertengono anche le coppie di elementi giustapposti, in generale separati da lineetta, composti che talvolta rieggiano modi poetici di gusto futurista e specificamente boiniano. Tra i fatti che stiamo inventariando si tratta di quello più tipicamente legato a questa stagione continiana, fortemente incentrata sulla letteratura contemporanea. Esempi per un triviale patetico sbaglio, la fase magico balbettata della poesia di Campana. Ecco una situazione parola di Languore, quella parola sentimento centrale. Questa parola fresco riconiata, qui il rapporto non è orizzontale, no? È un rapporto di determinante determinato, puri temi di immobilità e indifferenza,
dell'adorato, ripudiato Racine. E qui è abbastanza chiara la volontà di riformulare un più corrente odios amato che era stato immesso nella tradizione letteraria già da Alfieri. No? Notevole il composto ironico simil poesia, la simil poesia delle occasioni secondo Gargiulo, che crea un occasionalismo simil poesia con un confisso all'epoca ancora estremamente raro, simil, e destinato a discreta fortuna anche in senso, soprattutto in senso proprio, no? Simil pelle, simil vernice, simili, solo nei decenni successivi. E questa simil poesia mostra la facilità con cui continui all'occorrenza attinge anche a lessici tecnico-settoriali. Senza essere abitualmente impervio, preso come tale, il lessico è mediamente sostenuto e attinge alle risorse della tradizione letteraria rinnovando forme rare come effabile, d'uso comune solo nell'antonimo ineffabile, ma anche qui dobbiamo osservare che se nella lingua comune effabile ed effabilità restano forme molto rare, non è necessariamente così nel lessico filosofico. L'esempio è: la sua durata nacque il più possibile incognita, si consumò prima di farsi effabile. Oppure scegliendo una variante fonetica latineggiante, l'adequazione, quindi con la sorda, l'adequazione del coraggio e del frammento di cecchi, sinonimi non consumati dall'uso e dalla conseguente perdita di carica espressiva come locupletazione, locupletazione sensuale. Il termine potrebbe essere classificato anche come prelievo settoriale di ingiusta locupletazione, si parla nel diritto civile, ma credo che dipenda piuttosto dal suo fascino latineggiante, lo stesso che nel 1936, tre anni dopo l'esempio continiano, che si legge in un articolo apparso per la prima volta nel 1933, sarà stato alla base del crociano locupletazione della poesia, forma registrata anche nel recente ampio saggio sulla lingua di croce di Davide Colussi. Locupletazione sensuale oppure istruzione, le temibili istruzioni dei palazzi di giustizia, nei giudici. Verbi correntemente cristallizzatisi in alcune forme, tipicamente il participio presente con valore aggettivale, che vengono usati in altre forme verbali, come repellere, repellente del lessico corrente, ma qui abbiamo invece repelle. Charles Péguy lo repelle, lo respinge come associatore sadico di voluttà e crudeltà, oppure come vige. Rileveremo anzitutto come il valore formale nella sua purezza viga in toto, l'unica forma corrente è il participio presente cristallizzato vigente, la descrizione vige in un'impostazione strettamente narrativa. O anche verbi rinnovati nella valenza, come discorrere, adoperato transitivamente per percorrere, secondo l'esempio latino, sentimenti concreti discorsi, nella loro articolazione dialettica, o nella semantica, come accusare, questo è un continismo che sarà particolarmente fortunato, pensiamo per esempio all'uso di Mengaldo, per rivelare, mostrare con evidenza, tipicamente al passivo come participio passato aggettivale, il divario è puntualmente accusato dal ritmo. Fin qui abbiamo visto fatti che, ben compatibili con lo stile del contini maturo, non sono però sufficienti a delinearne l'individualità. Il tratto che tutti i critici, giustamente, hanno menzionato come caratterizzante è il sistema metaforico e in particolare la disposizione a prelevare elementi dai linguaggi settoriali. Ciò, ha osservato Paolo Sgrilli, che cito, non risponde semplicemente al desiderio di assicurare certezza al proprio lavoro di letterato, esemplandone i metodi sul modello scientifico fino a prelevarne in parte la terminologia, ma attraverso il suo travalicare letteratura impone una lettura complessa del testo critico, centrata sullo scarto tra l'attesa della domanda,
il codice istituzionalizzato del discorso critico e la realtà della risposta su un doppio registro, referenziale e metaforico. In proposito, può essere interessante un giudizio di Contini sul lessico critico di Luigi Russo, l'articolo risale al 37. Un giudizio che sembra rappresentare, se non mi inganno, un caso di rispecchiamento, sia per l'assunto di partenza, la sua critica, osserva Contini, si pone espressamente come letteratura, sia per l'esemplificazione che dà Contini attraverso termini usati da Russo come ctonio, autoctono, primigenio, oppure la semantica di magnanimo, detto imprevedibilmente di ipocrisia, liberale, detto di sintassi e stile, nostalgia di motivi o anche l'uso transitivo di germinare. Ma in proposito vanno fatte due precisazioni. I prelievi non si limitano certo alle scienze dure o a quelle fondate su una teoria rigorosamente codificata come il diritto o anche la filosofia. L'arte e la musica esercitano un'attrazione particolare proprio sul Contini contemporaneista, sensibile ai valori estetici della poesia. Inoltre non è raro che i serbatoi terminologici comunichino tra loro. Tra gli esempi che citerò senza soffermarmici espressamente, pensiamo alla combinazione di biologia e contabilità in una frase in cui si cita la metameria dei segmenti da un lato e segnato in attivo dall'altro, oppure aritmetica e diritto processuale quando si parla di addenti e indizio, altra parola continiana tipica che si rifà alla sua procedura di indagine, ricorda, che può ricordare un'indagine di polizia o comunque un'istruttoria giudiziaria. Ecco alcune immagini che appartengono ai vari ambiti, dalla storia dell'arte, nel momento in cui la fantasia di Campana tocca la regione emiliana dai contorni netti e dalle tinte sicuramente campite, oppure l'accaduto che trova al fine una ragione sufficiente a se stesso cifrandosi in poesia. Se non mi inganno, a parte il filosofico ragion sufficiente, mi sembra notevole cifrandosi, cioè direi risolvendosi in un ricamo, dunque con un riferimento alle arti minori, negli ambulacri degli interessi di gruppo, il riferimento ai critici letterari. Musica, nessun elemento vero di salvezza, cioè nessun tema privilegiato in un'aria esemplificativa come la seguente, poi c'è una citazione montaliana, neppure la frase «altro cespo riverdi che voi siete» allude come preludio, frase musicale, preludio a una vera risurrezione della donna. E, avviati sopra un minuto contrappunto di obiezioni, questi dialoghi proseguono infatti come una fuga a più voci alterne complementari e la conclusione è un coro di lodi a Dio. Un'altra suite che per la sua analogia tocca subito la memoria, fino, qui si parla di Manzoni, fino all'orecchiabile, invecchiare, morire e poi funziona germinalmente da leitmotiv annunciatore dell'altrettanto celebre notte. Altri settori, li esemplifico rapidamente, scienze, in Cardarelli il poco segnato in attivo, sempre le solite cose, apparisce casuale, una metameria di segmenti, salto qualche cosa e passo invece a un esempio che mi sembra interessante di Medicina, dove parla più di una volta di punti di repere. E questo mi sembra un tecnicismo molto interessante perché si tratta di un francesismo point de repère novecentesco, tuttora largamente in uso nella semeiotica per indicare il punto di riferimento nell'apparato scheletrico che permette al medico, attraverso la palpazione, di localizzare la posizione degli organi e la sintomatologia dolorosa. Dunque, un tecnicismo, certamente, ma un tecnicismo molto recente e caratterizzato da questo forte francesismo, no? Repère che diventa repere. E ci sono altri esempi che magari tralascio di questo tipo. Un momento importante nell'itinerario stilistico continiano è rappresentato da un saggio ospitato nella prima annata di Lingua Nostra, 1939, Alcuni fatti della lingua di Giovanni Boine. Si tratta, come è noto, di un saggio che ha molto rilievo, soprattutto nel merito.
Gualberto Alvino lo ha definito, cito, «la prima autentica ricognizione a largo raggio della lingua di un autore di cui si abbia memoria non solo in Italia». Tralasciando fenomeni che si incontrano già nelle due raccolte citate, come la giusta posizione, l'uso estensivo del tecnicismo filosofico in manifestazioni monade, monade ritorna varie volte nelle pagine continiane di questi anni, si possono citare alcune soluzioni di forte carica innovativa. L'analisi, materiata di fatti, non si lascia irretire entro la griglia codificata degli spogli linguistici, vocalismo, consonantismo, ma è fondata sulla selezione degli elementi, dei pochi elementi, inevitabilmente pochi, degni di un esame ravvicinato. Nello stesso tempo, la lingua usata non è quella di una asettica perizia tecnica a cui si chiede di rispondere a domande prevedibili e di farlo secondo uno stile espositivo consolidato, ma si fonda su un forte investimento espressivo, come avverrebbe in un saggio di critica militante. Di qui la concentrata efficacia per la quale una mera indicazione descrittiva, cioè la frequenza di proposizioni interrogative entro parentesi, diventa una continua inchiesta parentetica. La riformulazione, di qui la riformulazione in chiave espressiva di nozioni tecniche dell'analisi linguistica come radice, suffisso, epiteto, cito, il nudo aspetto dell'azione, castamente concentrato sulla radice verbale, sopra il commento curioso ed epitetante dei suffissi. Di qui la capacità di individuare i tratti stilisticamente rilevanti in un insieme formalmente omogeneo, emarginando espressamente quelli prevedibili. Va naturalmente escluso il tipo triviale, parliamo di fusione degli epiteti, il tipo triviale che rappresenta una fusione di pseudocontrasti, come in Tragico Giocoso. Di questo pimento espressivo non si coglie nulla, come è naturale, nei coevi saggi sulla lingua non letteraria o nei saggi strettamente filologici. Si può notare, semmai, che non c'è nessun compiacimento tecnicistico e che si tende all'adibizione di termini di tradizione retorica, del tutto normale in quegli anni molto lontani dalla fioritura della linguistica testuale, evidentemente, parlare di anaculuto, sussumendo in questo termine le varie peculiarità e apparenti irregolarità della lingua antica, e quindi una raccolta di 63 leggende mariane che la sintassi zeppa d'anacoluti indica di carattere estremamente popolare. Ma si noti anche un termine come sillessi, che costituisce in fondo un'analoga rinuncia a una descrizione analitica delle strutture sintattiche che in effetti non vengono censite. La sillessi è continua, specie in M. Altra terminologia linguistica oggi di uso non generale, ma in verità è tutt'altro che obsoleta, come per oscuramento nel senso di innalzamento, chiusura, tendenza all'oscuramento di eprotonica. Ecco, questo si trova in particolare in saggi più moderni, scritti da Maria Corti, Piera Tomasoni, Tina Materrese, tutti quanti in relazione a caratteristiche dei dialetti settentrionali. Interessante anche osservare come nella secca introduzione a un'edizione memorabile, quella di Bonvesin, un'edizione che l'importanza dell'autore nella storia della cultura milanese medievale avrebbe comunque giustificato, non si rinunci di passata a un giudizio di valore, espresso con una sensibilità anche qui del critico, più che del filologo. Cito, il terzo e il quinto genere, cioè il volgare espositivo e il volgare didascalico, sono, inutile nasconderlo, privi d'aria. Lo scenario cambia radicalmente passando alla prosa epistolare, che epistole, dal momento che i corrispondenti sono Gadda e Montale, pur facendo la tara sull'incremento del gradiente di espressività insito in una lettera amicale rispetto ad altre tipologie testuali. Qui va sottolineato con Domenico De Martino l'importanza di questo genere, il genere epistolare nella produzione di Contini. Parlerei anch'io come De Martino del fatto che questo genere andrebbe affiancato con paritaria dignità agli altri generi praticati da Contini.
Qui appena si accorciano, qui nella prosa epistolare, appena si accorciano le distanze tra mittente e destinatario, Contini dà vita alla sua più tipica e inconfondibile vena di esuberanza creativa, la stessa che molti anni dopo avrebbe additato, questa volta senza suscitare molti proseliti, come è noto nella prosa di Antonio Pizzuto. E proprio come si può rilevare nell'epistolario Contini-Pizzuto, la creatività linguistica del corrispondente stimola Contini, che dà una sorta di concentrato di continuità stilistica, quasi, verrebbe da dire, si volesse fornire con generosa sprezzatura abbondante semplificazione ai futuri esegeti. Caratteristico il plurilinguismo che potremmo distinguere in primario quando si accostano semplicemente con intento ludico parole di lingue diverse, magari lasciandosi condizionare dall'orizzonte culturale del destinatario, di cui la scelta preferenziale del francese per Gadda e dell'inglese per Montale. E secondario, più elaborato, quando la parola di una lingua diversa, moderna o antica o dialettale, fa risuonare armoniche connotative. Esempi del primo tipo, quello che ho chiamato così plurilinguismo primario, carissimo, una volta che hai tempo e envie, dimmi che te ne sembra della mia risposta a Gargiulo. Ti scongiuro di tacitare i rimorsi del tutto mal placé. Insomma, queso, n'en parlons plus. E poi ancora, io secchio, o come dicevano a Perugia, pioco, a tutto spiano nell'ordine della lettura ricerca piuttosto che in quello della demiurgia filosofica. Non so che cosa voglia dire pioco, e ho chiesto anche a Enzo Mattesini, grande esperto di dialettologia umbra, e anche lui mi ha detto che dopo qualche controllo che questo pioco non sa che cosa voglia dire. Ma qui sembrerebbe non una creazione continiana, perché si dice come dicevano a Perugia. E ancora, carissimo, la tua lettera mi flattò, stavolta abbiamo un francesismo adattato, mi flattò molto, ma non sapevo dove ringraziarti. Sei stato cleva anche tu, mi butto con buon volere nel tutto à main, che è una cosa grave e da trattarsi per intervalli, atti e scene di dramma, Schauspiel, come nel caso presente. Oppure dell'attuale renouveau di Arsenian Studies. E ancora, come dicono le mater familias ai figliuoli, credi che non capisca? Per il secondo tipo di plurilinguismo citerò questi esempi. Anche domani riprendo mon chemin. Non sarà detto che lo faccia senza prima ringraziarti delle plurime curialitates milanesi. Il destinatario naturalmente è Gadda e curialitates è un ovvio riferimento a Bonvesin. Oppure sulla soglia della paradorica con bandiera esotico palmata lugubre cassa di risparmio. Qui abbiamo una cartolina che riproduce il palazzo di giustizia di Domodossola e Contini parte dallo spagnolo parador, traendo un paradorico che mi risulta estraneo al castigliano e come riferimento straniante all'architettura dell'edificio Domese, che è un classico edificio nell'eclettismo architettonico del primo Novecento, ma rifacendosi appunto ai paradores, che erano stati fra l'altro introdotti nel sistema dell'albergativo, se si potesse dire, spagnolo pochi anni prima. Ma è tempo di porre sull'altro piatto della bilancia l'istituto che a mio giudizio segna un certo stacco tra il Contini giovane e il Contini maturo. È un particolare, ed è un particolare che oltretutto riguarda lo strato più superficiale di una compagine linguistica, il sistema paragrafematico. Mi riferisco all'uso delle virgolette metalinguistiche, adoperate non obiettivamente per riportare una parola altrui, ma soggettivamente per marcare le distanze rispetto a un uso idiosincratico, metaforico o estensivo, o in generale per avvertire didascalicamente il lettore che una parola viene adoperata in un senso diverso da quello corrente. Come esempio, un exemplum fictum, ne faccio uno molto recente, abbiamo sentito Riccardo Contini stamattina che ha introdotto quel brillantissimo ricordo di Donadoni e ha detto
pago il peccato originale di essere stato il committente. Io sono certo che Riccardo Contini, anche per il nome così impegnativo che porta, mai avrebbe ricorso alle virgolette né gestuali, ma nemmeno scritte, perché è evidente che a tutti che il peccato originale è una metafora e che qui non sono in gioco echi biblici, ma è una estensione. È evidente che in un uso maturo e elaborato della lingua, le virgolette metalinguistiche, che rappresentano una sfiducia nei propri mezzi espressivi da parte di chi scrive e anche nella capacità del pubblico di cogliere certe correlazioni, certi collegamenti, è evidente che hanno poco spazio. Nel Contini giovane c'è un certo numero di virgolette metalinguistiche che, se non mi inganno, mancano nel Contini maturo. Vi faccio qualche esempio, prima dal Contini giovane. L'attività aggettivante, e intendiamo quella che epiteta, sente bisogno di virgolettare un termine come epiteta, che è un neologismo, ma peraltro un neologismo molto chiaro e molto continiano, vorrei dire, o senz'altro pone un oggetto per via descrittiva. Oppure questa zona, tra virgolette, della poesia montaliana, o ancora nel dominio di quella pecca interpretativa di cui avremo a discorrere, il discorso di Montale è un discorso di tono e timbro familiare, che nel modularsi dei ritmi montaliani si introducono volta per volta echi o richiami della letteratura, è un fatto casuale. Occorrerà che si narri la preistoria di Angioletti, questa luna e questo sorger di sole che reagiscono, una metafora chimica, di qui le virgolette, al leone inserito nella più civile campagna, una certa anteriorità di interessi, una certa inattualità storica di Saba. Per fare solo un esempio, qui abbiamo non solo le virgolette, ma anche l'attenuazione lessicale, una certa inattualità storica. Si vuol dire, insomma, che la maggiore stabilità quantitativa gli era garantita nel giro del sonetto e delle forme che molto latamente si possono chiamare leopardiane. Si sta parlando di Saba e il collegamento Saba-Leopardi sarebbe diventato un tema abbastanza corrente in seguito, ma certamente è un collegamento che Contini maturo avrebbe fatto forse senza attenuarlo. Chiamiamo a testimoniare in proposito due saggi indubitabilmente appartenenti alla maturità, i celebri Esercizio di interpretazione sopra un sonetto di Dante, 47, e Preliminari sulla lingua del Petrarca, del 51, possiamo verificare che le virgolette metalinguistiche si rarefanno e in particolare non figurano in casi in cui qualche anno prima probabilmente sarebbero stati usati. Cito adesso esempi di questi due saggi. Tradurre non significa infatti altro che determinare il nuovo rapporto dei sinonimi affini nella cultura rappresentata dalla nostra lingua, la nuova ripartizione, per dir così, in parole della realtà che si considera oggettiva e costante. Ecco, oggettiva è un termine pesante che in genere in altre circostanze sarebbe stato usato con attenuazione. Fatti grammaticali apparentemente minimi, ma che servono a situare l'italiano antico. Zona prima era stato messo tra virgolette, qui situare senza indicare dove è usato senza virgolette. In opposizione al teocentrismo necessario a Dante, non oserei da ultimo inferir nulla circa una laicità, forse pure meramente metaforica, di Petrarca. La mia enfasi prosodica sulla laicità è legata al fatto che oggi non ci meraviglierebbe un termine del genere, ma non era così ovvio parlare di laicità con i valori che il termine ha assunto oggi, non solo come indicazione di una condizione di non ordinato, ma con tutti i riflessi ideologici che questo termine, laicità e laico, che questi termini comportano all'epoca. E ancora, che cos'è topograficamente la lingua di Petrarca? E qui siamo ancora una volta in metafore spaziali che però non vengono segnalate. È un particolare, dicevo, o si diceva, e non può essere sovrastimato, però forse anch'esso può servirci insieme ad altro. Il sobrio dosaggio di risorse espressive largamente tipicamente adibite negli scritti successivi per storicizzare, come ho cercato di fare, il percorso stilistico di Contini, sicché il fascio di luce
della piena maturità, raggiunta peraltro presto, non si proietti necessariamente tutto intero, senza residui d'ombra, nella fase giovanile. Grazie. Come sempre, quando Luca Seriani affronta lo studio di un argomento, il risultato è una analisi dove la quantità di fatti accuratamente analizzati, inquadrati, presentati in una organizzazione razionale estremamente chiara, sono funzionali ad una tesi, ad uno scopo ben preciso che viene raggiunto. Nella fattispecie direi che lo scopo di storicizzare il percorso stilistico di Contini, illustrandone la fase direi meno nota o perlomeno la fase alla quale tutti noi credo abbiamo prestato sempre meno attenzione, è completamente riuscito. Lo ringraziamo di questo e anche di averci dato un viatico con le ultime osservazioni per affrontare, forti di questa sua informazione globale e interpretazione acuta, una nuova lettura della fase matura di Contini dal punto di vista stilistico-linguistico. Grazie. E auguri per i tuoi denti.